lì è quello che per la Sanremo è il Naviglio Pavese e qui si sono dati appuntamento per la partenza. Siate i benvenuti, dice il cartello, e i 189 corridori, di cui 25 italiani pronti per il via, sfilano davanti ai numerosi paladini della bicicletta, che non hanno perso l'occasione per vedere da vicino i loro idoli. Frecciano sull'asfalto i concorrenti e i cruscotti delle vetture al seguito iniziano la loro danza a ritmo infernale. Corsa della velocità si può chiamare la Parigi-Roubaix, nella quale le ambizioni di Speranza corrono a 50 all'ora in armonica sincronia con le nevrastenico roteardi gambe dei suoi più gagliardi protagonisti. Vedete con gli occhi aperti, a fianco di Fausto Coppi, Coblet, l'asso dell'ultima generazione. Luison Bobé, beniamino locale, è alla sinistra di Kubler, campione del buon umore. Rick Battenberger, re dello sprint e recordman della corsa. Jean Godet, patron del Tour, ha innalzato la fatidica bandierina rossa. Qualcuno è in fuga. Si tratta di 7 corridori lanciati allo sbaraglio. Sono Darriga, Coramantur, Quentin, Blom, Meneghetti, Lambrest e Godot, che hanno lasciato il gruppo a 300 metri di distanza. A Clermont, 53 km dalla partenza, il vantaggio di Fugiaschi è di un minuto. 10 km dopo sale a 1,35 e a Saint-Just, chilometri 70, è di 2 primi e 10 secondi. La media dei 7 audaci oltrepassa i 43 all'ora. Al loro spalle però, spronato da Coppi, l'aristocrazia del ciclismo mondiale non si rassegna a far da comparsa e le grandi firme muovono decisamente all'offensiva. Come sassi scagliati la fionda, di tanto in tanto alcuni corridori tentano d'andarsene soli alla riscossa. A morte in manubrio, Seghetti scatenato all'inseguimento. Alla sua ruota è il belga Van Brenen, già ammirato alla Milano-Sanremo. Alto là, fermo ai bordi della strada, il Luison National, una foratura gli ha giocato il tiro mancino. Bobé è però lesto a rimettersi in ragioni e ad accodarsi a un gruppetto di staccati. Tattica antivento, si dispongono a ventaglio in diagonale i corridori. Il vento e il pavé del nord saranno tenaci custodi della media di Battenberger. Dopo il rifornimento da Rush, Scodeler inizia la serie delle fughe e più lontano trova un illustre imitatore. Una pilota della Bianchi ha preso il volo, è Raffaele Geminiani. Il luogotenente di Coppi tenterà da solo, ma non sarà che una pedina tattica sulla scacchiera di questa emotiva Parigi-Roubaix. Si susseguono i tentativi, eppure per nessuno di questi audaci ci saranno fiori al traguardo della corsa. Corretti e Camoriano osservano stupefatti lo sforbiciare impazzito delle gambe di Fausto Coppi. Il direttissimo ha trovato via libera. Un momento, nella sua scia sono Kubler con Baldassarri e Dupont. La costituzione di un così famoso quartetto dà l'impressione che le redini della corsa non vengano più abbandonate dai protagonisti del momento. Siamo in pieno inferno del nord, dove ci sono ancora il vecchio selciato e le note banchine rialzate, e dove la carovana solleva passando una nuvola di polvere di carbone spessa e nera, che toglie la vista e il respiro. L'azione di Coppi è possente, è l'uomo del 49, dicono i tecnici che conobbero quel suo periodo di grande, inevitabile splendore, e che da tempo attendevano la riscossa di un uomo tradito dalla sorte. Posto, il dominatore. Nessuno resiste alla sua ruota, e uno dopo l'altro i suoi antagonisti cedono. Soltanto e in modo quasi incredibile Rick Battenberger riuscirà a raggiungerlo nei pressi del traguardo. A Roubaix la folla, informata dell'andamento della corsa, è tutta per lui, per il campione risorto. Entra infatti in testa Coppi sulla pista del velodromo, ma chi conosce lo sprint di Battenberger sa che non c'è molto per la speranza. E il traguardo è suo, di Rick, il più gran velocista del mondo. Carletto Cori e i giornalisti italiani sono ammutoliti dall'amarezza. Forse troppo avevano sperato nella vittoria di Fausto. Ma un posto d'onore in questa grandissima classica del ciclismo internazionale riporta Coppi all'altezza del suo inimitabile passato. Appare fresco e campionissimo, e ciò dimostra che lo sport italiano può ancora contare su di lui. Il pubblico lo reclama per il giro d'onore, ma lui resta seduto sul prato. Lo sport lo ha aspettato in due, e allora la folla grida il suo viva.